own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. Benvenuti in questo nuovo video news. Allora, ho un pochettino di news da dirvi. Allora, partiamo subito con l'evento di Pokémon Master che riguarda Halloween, cioè Halloween, che riguarda San Valentino, cioè proprio da, siamo passati da San Valentino a Halloween, proprio da novembre a febbraio. Pac. Vabbè, no, io vi piace così, giusto? Sì, certo. Poi, un'altra news è che si ipotizza che nei remake di quarta gen ci siano, rivengano reintrodotte o tornino le mega evoluzioni con magari anche delle forme alternative per Dialga e Palkia. Mi sarebbe molto molto figo, sinceramente. Un'altra news che ci tengo a dirvi è che Google Stadia chiude i battenti. Dopo almeno un anno Google Stadia ha deciso di tirare le leve in barca e quindi non verrà più portato avanti questo progetto. Cambia idea molto facilmente Google, devo dire, anche in passato ha cambiato veramente idea rapidamente su altri progetti che aveva avuto, e così come allora anche con questo progetto ha deciso di chiudere i battenti e basta, non verrà più parlato di questa console, di questi videogiochi online. È un po' una pecca, secondo me, che a meno di un anno già dobbiamo dire addio a questa nuova funzionalità che permetteva di giocare i giochi online, però a quanto pare non possiamo farci proprio nulla, secondo me è veramente un peccato. Dopodiché è stata terminata la beta di Pokémon Unite, quindi si pensa sia prossimo all'uscita, dovrebbe mancare veramente poco. Poi fatemi pensare altre news, penso di non averne più, scusate un attimo Un'altra ed ultima news che ci tengo a dire a tema Nintendo è che praticamente Pokémon Spada e Scudo ha venduto veramente un sacco di copie di giochi, di games, ed è arrivato al terzo posto. Primo abbiamo Animal Crossing New Horizon, al secondo posto Mario Kart 8 Deluxe e come ultimo abbiamo, cioè terzo posto, Pokémon Spada e Scudo. Allora ora vi lascio le news per PlayStation, ci vediamo tra poco. Ok, eccomi qua con le news. Allora, parto subito con Resident Evil Village e un piccolo open world, poi Destruction All Star PS5 gratis su PlayStation Plus, poi cos'è il DLSS di Nvidia? Questa qui dovrebbe essere una nuova console, se non erro, che se ne parlava tanti anni fa, io me la ricordo che c'era già, e ora qui è rivenuta a galla, vediamo un po' di che cosa si tratta, dopo che la riesce. Poi Today Before Sangha Telestop ma online, ok. Poi Super Mario 3D World in gran forma su Switch, Bowser Fury, praticamente dovrebbe uscire questo nuovo gioco Super Mario 3D World e Bowser Fury Attack, che è come Super Mario 3D World ma con questo aggiornamento di Bowser. Poi grandi esclusive Xbox,
i Swan sottovalutate, poi David Lunsfeld esiste ancora, ve lo ricordate, poi il caso delle azioni di GameStop. Allora, praticamente ho visto anche la pubblicità della tele che GameStop, se non erro, era ostacolato da un'altra, da qualcuno che comunque sia vendeva giochi a basso prezzo, quindi GameStop era costretto ad aumentare il prezzo per riuscire a guadagnare qualcosa, se non erro, se ho capito bene, ora non mi ricordo bene la news. Poi, Via Mutant è un open world più grande di GTA, no, grande quanto GTA 4. Poi Google Stadia, avvio le esclusive, chiusi gli studi interni. Questo qui ve l'ho detto poco fa, ve l'ho detto, quindi dimentichiamoci Google Stadia, che ormai purtroppo. Poi Control Ultimate Edition, ha migliorato il ray tracing. Poi Mass Effect Legendary, edition creata in italiano. Poi PS5 nuove scorte entro marzo, 3 milioni di console. E a quanto pare ne vendono di queste PlayStation, eh? Come le ultime due news, allora, Divergent, il singolo ispirato a Cyberpunk. E poi Werewolf, The Apocalypse, un action di DR disastroso. Ok, queste qua erano le news per PlayStation, io vi aspetto con la reaction tra poco. Bella. Ok ragazzi, eccomi qua. Allora, questo qui è ovviamente un video che sta spiegando ovviamente la crisi che sta avendo GameStop in questo periodo. Infatti i prezzi sono aumentati dei videogiochi perché ovviamente sta avendo questa crisi. Riguardo ai problemi, se non erro, dell'estero che stanno svendendo tutto e quindi GameStop è costretto a aumentare i prezzi. Ovviamente quello che ho capito, perché è stata una notizia anche da TG l'altro giorno, e vabbè, qua non ci sono ovviamente immagini, però ve lo sto spiegando io e direi di passare subito avanti perché qua c'è tutto da leggere, ovviamente. A me non importa, cioè non è che siano scritte così grandi, ecco. Quindi eccoci qua con il secondo gioco, che è Destruction All Star PS5. Perché questo qua è Rocket League, o no, o è un altro gioco. Però sembra veramente molto molto interessante. Oh, sembra. Anche con vari personaggi, wow, guardate che figata! John, bello, carino. Passo avanti, non vorrei allungare troppo il video. Allora, questa qui, ragazzi, è cos'è il DLS di Nvidia? Come stavo dicendo, è da un po' che c'è questa console che sembra una console portatile, più o meno come Switch, più o meno. Sembra veramente molto molto carina come console, se riesco a farvela vedere, non ci sono immagini. Dovrebbe essere più o meno come un Nintendo DS, si apre così, si apre però più piccola, è come un DualSense però con lo schermo, ecco. Questa qui è ovviamente la grafica, la console non la fanno vedere, mannaggia, ve la farò vedere io. Nuovo gioco, questo qui è Biomutant, è un open world. Questo qua sembra veramente molto molto figo di gioco. Questo qua è un gatto, ma questo qui l'avevamo già visto, raga. Ne avevo già fatto una reaction al gioco. Che è veramente bello bello come gioco. C'è anche un arcobaleno che porta fortuna. Io ovviamente sto skippando un pochino. Ci sono vari animali. Eccola qui, ragazzi, Stadia, che ormai è praticamente giunta a capolinea. Ha proprio finito. Non è nemmeno da un anno che c'è. E Google ovviamente ha già cambiato tutte le sue idee.
È uno scandalo, è uno veramente un gioco ovviamente molto molto interessante. Ora avrà dovuto licenziare tutti coloro che lavoravano appunto nel settore dei videogames. Si ricicleranno sicuramente lavorando per delle altre case produttrici di videogames, perché ormai Google Stadia ha finito di esistere. Che prometteva anche abbastanza bene. La prometteva, era veramente bello come gioco. Però purtroppo è andata così. Vabbè, ragazzi, c'è ancora un paio di giochi che vorrei farvi vedere a tra poco. Eccomi qua con Mass Effect Legend, un trailer in italiano del gioco. Nuovo, nuovo gioco. Ovviamente Spippo per paura di beccare copyright, ultimamente ne sto prendendo a vagonate, quindi evitiamo. Veramente bella come grafica, molto bella, secondo me merita parecchio come trailer. Dura 2 minuti, però è veramente molto molto interessante. Allora, ho ancora un gioco. Le quote le taglie, non mi sporco per tagliarti le gambe. C'è chi lo fa per una dose di snuff, io mi godo lo spettacolo dall'afterlife. Tu non puoi fare di meglio, premura e tempo, potere e soldi fanno e vengono, mi rimane in petto un co. Ok ragazzi, questo qua era The Virgin, singolo ispirato a Cyberpunk 2077. Dice d'onore che rispetto, rasaca te, io la cravatta. Bene, ok ragazzi, se il video vi è piaciuto spolliciate, se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video, un saluto da Matteo Remoli, ciao ragazzi!